La tua prima vittoria? Prima vittoria in Rally Ride. Yeah! Sono contentissimo. No, ci credo. Una gara lunga, abbastanza sofferta, devo dire, perché ho provato anche l'ebbrezza di partire per primo. Esatto. E quindi fare la strada, di lottare anche per la prima posizione, insomma, sono molto fiero, no, di me stesso. Una sorpresa poi, perché non te l'aspettavi per niente una prestazione del genere, no. Sommato. No, difatti non è anche portato ago mi ricambio. Vabbè, è questo, ok. No, però insomma. Però la gomma è arrivata. La gomma è arrivata e ha fatto tanto, devo dire. No, non me l'aspettavo. Com'è stata questa gara? Ma complessivamente meravigliosa. Abbiamo attraversato paesaggi stupendi, veramente stupendi. Poi il tempo ci ha graziato, è stato 4 giorni di sole. Le tappe erano mediamente molto lunghe, stavi dalle 8 alle 12 ore in moto, quindi insomma impegnativo, un rally impegnativo, fattibile e molto tecnico e navigato. No, mi è piaciuto molto. 25 anni, ora il tuo nome è scritto nel palmarès del Croatia Rally. Sì, ebbene, sono sì. Molto gasato. Capisci che devi continuare così, però. Certo, sì, è una grossa responsabilità. Molto, molto, molto grossa. Sì, l'anno prossimo dovrò difendere il titolo. Mi tocca. Questo messaggio per papà? Papà, comprami una gomma, eh. Senti, i prossimi impegni? A parte il Motorelli? A parte il Motorelli, mi sono iscritto al Merzuga Rally. Quindi si passa dalle pietre della Croazia alla sabbia del Marocco. Ma non c'è magari nell'area un Transanatolia? È un rally bellissimo. Anche questo è un messaggio velato per papà. Esatto, un messaggio velato per molto papà. Molto velato. Sottotitoli per papà. Speriamo. Io, a me piacerebbe tantissimo farlo, anche perché non sono mai stato in Turchia. Quindi me ne hanno parlato tutti come bellissimo, un rally spettacolare. Quindi chi vivrà vedrà. Complimenti ancora. Grazie. Grazie a te. Ciao.